la fotografia minimalista di Vito Leone tra architetture urbane e luoghi universali è il tema della serata promossa dalla Proloco di Grottaglie e dall'associazione fotografica 2.8, un aperitivo fotografico, un momento di incontro, ma anche una mostra e una conversazione su questo particolare tipo di arte fotografica, l'arte minimalista. Sentiamo l'autore Vito Leone, qualcosa su questa mostra e sul confronto con gli appassionati di fotografia. Io ringrazio innanzitutto la Proloco di Grottaglie e l'associazione 2.8 nella persona di Max Germinario per avermi invitato, per aver avuto occasione appunto di poter esprimere i miei concetti di fotografia applicati al minimalismo, all'architettura e alle correnti di fotografia degli anni 70 americane. Appunto la serata si è svolta con l'espressione di questi concetti e con una mostra che rimarrà comunque aperta e accessibile per altri giorni. Che cosa racconta questa mostra? La mostra racconta le nostre periferie, il nostro paesaggio alterato dall'uomo, particolari, industrializzazione, architetture che sono sotto i nostri occhi quotidianamente, fotografia della banalità è stata espressa, proprio perché è stata definita così, proprio perché fa parte della nostra vita quotidiana ed è parte del nostro ambiente, è come se tutto il mondo fosse un'unica grande città. Dunque è un modo per approfondire gli aspetti più tecnici della fotografia, ma anche un'occasione di incontro. Sì, certo, nato come aperitivo con l'autore, dove l'autore nelle sue varie arti, anche quelle fotografiche, può incontrare la popolazione, e la cosa bella è stata quella di unire l'idea dell'aperitivo. In questo caso con aperitivo fotografico, e la cosa particolare è questa collaborazione che è nata con l'associazione 2.8, i quali hanno creato una serie di appuntamenti con vari fotografi locali e non, e così abbiamo un'estate ricca di appuntamenti fotografici e culturali. Massimo Germinario, presidente dell'associazione 2.8, questa collaborazione con la Proloco di Grottaglie per conoscere nuovi artisti nel campo della fotografia. Sì, esattamente. L'idea è nata praticamente vedendo i loro aperitivi con l'autore. Ci è venuta l'idea di collaborare tra le associazioni e chiaramente abbiamo messo del nostro, mettendo un lato fotografico già al loro format. Abbiamo preparato un calendario di eventi per tutta l'estate. All'incirca sono tutti più o meno verso la penultima settimana del mese. E abbiamo un calendario che arriva fino a settembre, ad esclusione di agosto. Qual è il vostro obiettivo? Il mission della nostra associazione, che tra l'altro è sul territorio del 2013, è diffondere la cultura fotografica. E ci è sembrato un passaggio quasi ovvio, prima di guardare i grandi autori che sono fuori, guardarci attorno. Perché ci sono grosse realtà che meritano di essere valorizzate. Parliamo dell'appuntamento di questa sera. Questa sera abbiamo invitato Vito Leone, un fotografo tarantino trapiantato a Grottaglie, che fa una fotografia diciamo diversa da quella che abbiamo presentato nella volta precedente con Vitiello, mentre Marco, che è stato il primo degli invitati, ha fatto una fotografia di reportage. Marco Vitiello è un reporter romano trapiantato a Taranto. Con Vito ci siamo spostati su una fotografia minimalista e di architettura.